Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video tag, di nuovo, sì. Ho appena pubblicato uno delle pulizie, adesso registro quello dei tag. Questo tag è, si intitola Sei felice? Andiamo subito al dunque, che è meglio. Allora, ho qua l'altro telefono alla mano e nulla. Primo tag, prima domanda. Pensi di essere bella? Insomma, in questo momento non tanto, perché mi devo tutta rifare, perché no, senso buono che devo resettare un po' il viso, ma non sono così brutta, dai, diciamo la verità. Vabbè, discorsi a parte, lasciamo perdere. Vabbè, non sono neanche da buttare nel cesso, se è per questo. Comunque vabbè, lasciamo perdere. Pensi di essere simpatica? Forse un po' sì. Non super simpaticissima, ma più o meno. Vabbè, pensi di essere intelligente? Un po' sì, non molto, ma un pochettino sì. Poi, pensi di saperci fare con l'altro sesso? Non ho capito questa domanda, ma se col sesso maschile, penso di sì, certo, ovvio. Segno zodiacale, scorpione. Sono scorpione io. Sole o pioggia? Dipende dai giorni, forse meglio più sole che pioggia. Poi, stagione preferita? Fatemi pensare. La primavera, ma anche l'inverno non è male l'inverno. Dipende. È più facile ridere o piangere? Ridere, per me, perché dipende dall'umore che ho, viene da ridere più forte di me, non ce la faccio, viene da ridere. Già. Poi, recita la frase di un film, questo non lo so. Potrei citare quella frase di Alberto Sordi. Io sono io, voi siete un non dire altro. Un cazzo, vabbè, lasciamo perdere. Poi, il film preferito? La vita è bella. Boh, non saprei. Anche quello non è male. Cantante preferito? Fatemi pensare, ne ho tantissimi, non ho un cantante preferito, però il mio preferito sono i Sonora e anche Valerio Scano, quindi vabbè, lasciamo perdere. Ti arrabbi facilmente? Sì, basta nulla per farmi arrabbiare che scatto, quindi no comment. Allora, dove sono finita? Ecco qua. Hai qualche vizio? Ma no, contiamoli perché no comment, lasciamo perdere. Sì, ne ho un sacco di vizi, lasciamo stare. Un comportamento che ti dà fastidio? Allora, la falsità è che mi sto rimproverando spesso di cose che non riesco a portare sempre a termine, quindi anche quello mi dà fastidio. Sei superstiziosa? Un po' sì, abbastanza, anche se guardo film sul paranormale, un po' lo sono. Poi, la tua metà da sogno, no scusate, la tua meta da sogno, ho letto male io, vabbè, sì, la tua meta da sogno è Verona, sarebbe, mi piacerebbe andare a Verona, ma anche primis a Roma, Roma è bellissimo. Poi, sei mai stata innamorata? Spesso, molto spesso. Poi, credi nell'amore? Sì e no, più o meno. Animale preferito? Il cane. Hai mai avuto il cuore spezzato? In un certo senso sì e no, dipende. Allora ragazzi, già vi dico che sono 50 domande, comunque vabbè.
Hai mai spezzato il culo a qualcuno? Sì, più che altro sì. Sì. Poi? Sto leggendo qua, aspettate un attimo. Ti sei mai innamorato del tuo migliore amico? No, assolutamente no, e non credo. Mare o montagna? Mare. Però non mi fa impazzire il mare, devo dire la verità, ma vabbè. Poi, fiore preferito? La margherita, perché come la camomilla va benissimo. Anche il fiore di... Un fiore, come devo dire, fatemi pensare. Anche il fiore esotico è molto bello, però non so se si può toccare o meno a usarlo, ma sarebbe il fiore di Tahiti, molto buono. Mi piace, molto buono per dire che ha un profumo proprio... Mamma mia, allucinante, non l'ho mai sentito, ma sui prodotti di Rocher l'ho sentito, quindi non so se c'entra o meno, l'ho voluto segnare, l'ho voluto dire a voi. Poi, hai mai avuto più di 5 relazioni serie? Mai, 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 non sono molto, non ho molta esperienza in fatto di relazioni, ma lasciamo stare. Colore preferito? Il rosso e il fucsia, dipende. Sei felice? Ma in questo periodo sì e no. Ci sono delle sfaccettature della mia felicità che fanno veramente pietà, ma vabbè. Dettagli. Ti piace nuotare? Ma sì e no, è un po' stancante, ma... Bah, una via di mezzo. Qual è il tuo difetto peggiore? Ti ascolto e non ascolto, dipende. Poi, profumo? E odore preferito? No, aspettate. Allora, il giorno più bello. Il giorno più bello, ho confuso con le domande. Sono arrivata a 30, a 32. Il giorno più bello. Il giorno più bello, non ho mai avuto un giorno più bello. Il mio giorno più bello è stato quello di mio, sempre il mio compleanno, ma vabbè. Lì non è tanto bello perché potrei dire il giorno mio più bello è stato quello della mia cresima, ma quelli, anche lì sono dettagli. E il giorno più brutto quando mio nonno è morto al mio compleanno, quindi no comment, anche se vabbè, voglio stendere un velo pietoso quella situazione lì, su quella situazione lì. Poi, profumo e odore preferito. No, scusate, profumo o odore preferito? Tahiti, Monoi e Tahiti, sì. Poi, hai già festeggiato il tuo compleanno? No, lo festeggio il 28 ottobre. Io sono dell'88 e quindi tra poco avrò 33 anni. Poi, mai fatto diete? Sì, più di una, ma sono tutte andate a farsi benedire, quindi vabbè, niente, in fumo sono andate. Tranne qualcuno che l'ho dovuta fare a forzata, ma alla fine, come dire, un'ultima dieta che ho fatto, sono andata liscia come l'olio, quindi più o meno ce l'ho fatta. Alla fine, vediamo un po'. Mai fatto le ore piccole? Sì, per guardare i vostri video, quindi non siete gli unici che a volte fate le ore piccole per guardare video su YouTube. Poi, campeggiato? Campeggiato. Boh, vabbè. Sì, campeggiato, non l'ho mai campeggiato. Ti sei lasciata condizionare? Mai. Dipende. Non sono sempre facilmente condizionabile, dipende. A volte sì, a volte no. Dipende dalle situazioni. Com'è la tua colazione? Caffè latte, Nesquik oppure solo caffè? Dipende. A volte mangio anche cose salate, non è sempre dolce. Poi, hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Sì, ma non ve la sto qua a rivelare. Hai delle manie? Sì, che non vi sto qua a rivelare perché intanto non interessano a nessuno. Hai viaggiato all'estero? Sì, in America nel 2001. Cosa vorresti fare cosa vorresti dalla vita? Tante cose belle, ma buone. Poche ma buone. Tante cose belle, ma che sarebbero buone,
Ma anche, vabbè, ci siamo capiti che deve essere buono, ma anche non troppo esagerate. Ecco tutto. Già. Poi, hai fratelli? No, aspettate, sì. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho un fratello e due sorelle. Sì, esatto. Poi, dove vorresti vivere? Ovviamente sempre qui in Italia, sono in Sardegna, poi non c'è più bel posto della Sardegna. Poi, la tua parola preferita, non è preferita, ma la dico ogni tanto, vive e lascia vivere. Una vita dopo la morte? Non lo so e non mi interessa saperlo, grazie tante. La parte del tuo corpo che preferisci, i capelli. Anche se non tanto, ma anche lì se le. Bah, vabbè, ci siamo capiti, lasciamo stare. Poi, per cosa combattere? Aspettate, per cosa ti batteresti fino alla morte? Non lo so, forse per essere migliore di quello che non ero stata prima? In che senso? Allora, nel senso che non sono mai stata né perfetta né troppo perfetta, ma non sono stata neanche questo gran schinco di santo né brava ragazza. Sono sempre stata una ragazza ribelle, ascolto e non ascolto troppo bene, ma non ascolto quello che mi si dice, non sono sempre obbediente. E tante volte insulto spesso e volentieri. Spesso e volentieri si intende dire che insulto senza pensarci troppo e quando insulto, insulto perché non ci penso 2 volte prima di tacere, di chiudere quella bruttissima bocca che ho di serpe. Però non lo faccio apposta, è nella mia difetto di essere stupida che sono io, ma non è nella mia cattiveria. Io voglio cercare di raggiungere questo ostacolo, stare zitta e cercare di trattenere fino a 5, fino a 10 l'insulto che sto per dare agli altri, perché non è bello essere insultati, lo so io. Se insulto a me mi dà fastidio, ma se insulto agli altri, come suol dire, come dicevo una volta, sembra che non me ne può fregare meno, sembra che tutto è troppo comodo per me. E non va bene, devo migliorare questo mio aspetto interiore. Di smettere di insultare chi non ha colpa che io a volte sono stupida e cretina. Vabbè, lo so, voi mi dite, ma tu sei qui, ma tu sei là, sei brava. Non c'entra, devo migliorare questo aspetto mio. Essere più concreta, più sensata, meno stupida. Invece a volte lo sono, è la verità. Vero, non mi devo dare troppe colpe, ma non sono neanche tutta sta cacchio di santerellina. Diciamoci la verità, è la verità. E basta ragazze, se ne ho altre domande, no. Io lascio il libro, questo tag, chi lo vuol fare lo faccia pure. Io non taggo nessuno perché non saprei chi taggare. E ci si becca un prossimo video. Mettete un like, come ho detto all'inizio. Poi cos'altro posso dire? Iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati in un prossimo mio video. Ciao, un bacio e buona domenica a tutte. Vi ricordo questo video tag se sei felice. Ciao, presto. Zombie apocalypse.